Buongiorno a tutti cari amici lettori e ben ritrovati sul canale. Io sono Francesca e oggi ho per voi un annuncio molto molto importante ed entusiasmante. È una cosa a cui tengo tantissimo e che spero possa piacervi, spero possa avere un feedback positivo. Non so se i colori del mio maglioncino possono essere un piccolo indizio. Ho deciso di aprire, di cominciare qui sul canale un club del libro a tema LGBT. Questo club del libro si chiamerà Arcova Libro di Periferia, perché io ho tantissima fantasia. Questo mio progetto in realtà non è chissà quanto organizzato, è molto alla vediamo come va. In base a quella che sarà la vostra partecipazione, il vostro feedback, le vostre idee e suggerimenti, perché io sono apertissima alle vostre idee e suggerimenti, capiremo come strutturare la cosa e andare avanti. Per il momento la mia idea è questa: ogni mese deciderò che libro leggere il mese successivo, quel mese successivo leggeremo insieme il libro e alla fine del mese caricherò un video qui sul canale e poi spero di poter avviare una discussione riguardante il libro e temi che affronta nei commenti. Per chi di voi ha un canale o un blog o qualsiasi altro media con cui comunicate con il mondo esterno, vi invito a creare un video, scrivere un post, pubblicare un tweet, qualsiasi cosa vogliate, e quando io poi caricherò il mio video nell'ultima settimana del mese, giù nei commenti mi lascerete link, insomma tutte quelle cose varie, e io le inserirò nella descrizione, nell'info box del mio video. Per quanto riguarda i criteri per la scelta del libro di mese in mese, in realtà non ci sono dei veri e propri criteri, nel senso che vorrei che l'Arcova Libro naturalmente si concentrasse e si concentrerà esclusivamente sui libri a tema LGBT, e vorrei assolutamente fare la massima attenzione a non limitarmi alla L e alla G, ma a pensare anche a tutte le altre lettere dell'LGBT+, perché ci sono anche altre lettere, ci sono altre identità sessuali, orientamenti sessuali che vanno assolutamente rispettati e su cui bisognerebbe informarsi di più, e cercherò di cambiare in continuazione, cercherò di cambiare genere letterario, leggeremo narrativa, literary fiction, YA, libri per bambini, saggistica, graphic novel, qualsiasi cosa. Ogni mese bisogna cambiare, sia per quanto riguarda il genere, sia per quanto riguarda le lettere dell'alfabeto e quindi l'orientamento sessuale, e niente. Questo è tutto per il video di oggi, io spero che la cosa possa interessarvi, io spero che parteciperete numerosi, naturalmente non dovete partecipare ogni mese, nel senso non c'è nessuna iscrizione, nessun pagamento, è una cosa molto molto libera. Se la scelta del libro del mese vi interessa, potete leggerlo insieme a me, possiamo parlarne insieme a fine mese, altrimenti no. Tutto qui, molto molto semplice. La prossima settimana caricherò il video in cui vi comunico quale sarà la lettura per il mese di febbraio per l'Arcova Libro. Io ho già scelto di che libro si tratta, sono emozionatissima perché penso sia un libro fantastico, credo che avrà tanti spunti di riflessione, non vedo l'ora di leggerlo e parlarne con voi. Per i prossimi mesi invece io potrei già avere alcune idee, ma vi invito a lasciare giù nei commenti le vostre idee, i vostri suggerimenti, consigli di libri con tematiche LGBT che avete letto, che vorreste leggere, che vorreste rileggere, insomma qualsiasi cosa, sbizzarritevi giù nei commenti. L'unica cosa, assicuratevi che siano libri che siano stati tradotti in Italia, perché naturalmente vorrei che questo club del libro sia il più inclusivo possibile, non voglio assolutamente escludere nessuno. Se l'idea vi ha particolarmente reso felice, vi invito a condividerla, a spargere la voce, a far girare questo video, comunque il progetto Arcova Libro, in modo tale che più persone possano partecipare e possano esserci delle vere interessanti conversazioni, discussioni riguardanti questi temi che secondo me sono importantissimi, ma io sono biased, come si suol dire. E io vi mando un grosso bacio e ci vediamo molto presto. Ciao ragazzi!